Shimano ha sganciato la bomba, anche se in questo periodo parlare di bombe non sarebbe proprio il caso. Ma quello che ho visto mi ha lasciato a bocca aperta e ha fatto andare letteralmente in pappa il mio cervello, proiettando la mia mente verso universi paralleli e scenari futuri. Ero in trepida attesa delle novità Shimano per il 2022 e la notizia è arrivata 2 giorni prima dell'apertura di Eurobike, dove mi aspetto di vedere toccare con mano le novità che Shimano porterà per l'ambito e-bike e i-mountain bike. Signori, Shimano introduce la tecnologia Free Shift e Auto Shift. Praticamente il cambio sequenziale elettronico per le e-mountain bike. Eccolo lì, ti vedo che stai storcendo il naso. Che dire, onestamente non me lo aspettavo e mi ha lasciato veramente sbalordito. La tecnologia Free Shift cambia la catena sul pignone senza che voi pedaliate. Sì, sì, avete capito bene, non dovete girare le pedivelle per far scendere o salire la catena sul pignone che volete selezionare. Eccolo lì, ti vedo che stai distorcendo il naso. Lo vedete in questa grafica? Arriviamo in cima alla salita con il rapporto leggero. E quello che succede normalmente è che il rapporto rimane sul pignone più leggero perché si è concentrati sulla discesa. E quando arriviamo alla pianura dobbiamo scalare di 8-9 rapporti prima di iniziare a pedalare. L'auto shift è come il cambio automatico della macchina, cambia il rapporto sia in salita che in discesa senza che voi tocchiate il manettino. Ma in discesa come fa il rapporto a cambiare se non giriamo le pedivelle? E qui entra in gioco il free shift, che pur avendo le pedivelle ferme perché siamo in discesa, la corona gira in modo da spostare il deragliatore sul pignone che l'intelligenza artificiale si aspetta di utilizzare più avanti. Le pedivelle sono ferme! Semplicemente strabiliante! Eccolo lì! Ti vedo che stai storcendo il naso. E comunque il manettino del cambio c'è ancora, quindi potete gestire la cambiata anche in modo manuale. Ma nel caso non lo usaste, l'intelligenza artificiale selezionerà automaticamente la marcia giusta senza che dobbiate pensarci voi. In salita, in discesa e quando vi fermate. Madonna benedetta! Non era la Madonna, ma è mia moglie che mi chiama come i cani, fischiando. È pronta la cena, ma sono qui ingrifato con Shimano. Quante volte vi è capitato di fermarvi con il rapporto durissimo perché vi siete dimenticati di scalare le marce, quindi siete costretti a fare i primi metri della pedalata piano piano, cercando di imprimere poca potenza sui pedali per paura che vi si apra la catena. Basta! Tutto questo è il passato! Qui siamo nel futuro! Vi fermate al semaforo con il 50, 51, 52 o il 10 o l'11, pignoni sbagliatissimi per partire! Non c'è problema, perché l'auto shift, mentre siete fermi al semaforo, posizionerà la catena sul pignone di partenza che può essere impostato tramite la app. Pazzesco! Per arrivare a tutto questo Shimano introduce il motore EP8 rivisto e corretto. La potenza ed il controllo sono stati migliorati, così come la gestione del calore durante le lunghe salite. Da 2,6 kg si passa a 2,7 kg. 100 grammi in più perché l'auto shift e il free shift sono legati alla presenza di 2 nuove trasmissioni elettroniche DI2, che vedremo più avanti. Insieme all'EP8 Shimano lancia il nuovo motore EP6, progettato per offrire prestazioni di livello simile all'EP8, ma ad un prezzo più accessibile, pur continuando ad erogare 85 Nm di coppia. Il peso è di 3 kg, include anch'esso la tecnologia free shift e auto shift, ma non è indicato per andare ad esplorare nuovi trail, come indicato da grafico Shimano qui dietro. Come accennato precedentemente, Shimano mette sul mercato 2 nuove trasmissioni DI2 elettroniche intelligenti, sia per l'EP8 che per l'EP6. La prima è una trasmissione Dior XT DI2 per mountain bike e prevalentemente per motori EP8, offerto in 2 opzioni diverse. L'Hyperglide Plus, trasmissione a 12 velocità con auto shift e controllo manuale, e Link Glide a 11 velocità con free shift, auto shift e controllo manuale. La seconda trasmissione si chiama Qs DI2, stessa tecnologia della precedente, ma più robusta e pensata prevalentemente per uso urban con motore EP6. Tutto questo ben di Dio però deve essere gestito in modo corretto in base ai percorsi. E Shimano tac, ti sviluppa iTube Project. Come vedete dalla grafica, potrà impostare il sistema per un percorso cittadino prevalentemente pianeggiante, oppure per un trail tipico da mountain bike. Selezionando un mountain bike, impostiamo lo scenario del trail che andremo a percorrere, che nell'esempio sarà in questo caso per lo più pavimentato. La risposta del motore sarà veloce per ottimizzare la pedalata. Mentre selezionando mountain bike,
la risposta del motore sarà moderata per avere un maggior controllo della bicicletta. Con il shift timing impostiamo il range della cadenza RPM, cioè i giri di pedalate completi effettuati ogni minuto. Posizionate il cursore a sinistra per una frequenza di pedalata bassa o a destra per una frequenza più elevata. Cliccando su Advance si cambia la risposta del sistema in salita. Il livello 4-5 aumenta la risposta dell'auto shifting. Il livello 1-2 rende il sistema adatto per salite tecniche. Posizionandolo invece sul livello 3 avrete il compromesso tra i due. Ed infine abbiamo l'opzione per impostare il pignone con cui ripartire nel caso ci dovessimo fermare al semaforo per fare una foto o per altri motivi. Maggiori dettagli riguardo i prezzi e le date di rilascio verranno dati nei prossimi video. Andremo a Eurobike e vi faremo vedere tutto, lo spero. E con questo vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!